Gli esami si sono conclusi e io devo dire che sono piuttosto soddisfatta perché abbiamo avuto innanzitutto anche un bel numero di studenti che hanno conseguito, no, il massimo dei risultati, quindi 100 e 100 e lode, 20 ragazzi su 121 candidati, quindi insomma è una buona cosa. Hanno, in questo periodo di difficoltà, no, che abbiamo vissuto, insomma, in questi ultimi 2 anni, questi ragazzi hanno dimostrato, insomma, di, no, aver tenuto duro, di essere questa resilienza, no, di cui tanto si parla. L'hanno proprio, diciamo, dimostrata a tutti gli effetti. Certo, il dispiacere di non aver potuto, no, avere un anno e mezzo ormai, no? Insomma, così tranquillo, dove poter avere i ragazzi tutti i giorni a scuola, poter condividere con loro questa, no, parte finale del loro percorso di studi, no? È sempre, diciamo, un dispiacere. Però ecco, devo dire che insomma, i ragazzi ecco, hanno sicuramente mostrato poi di saper reagire anche a questa difficoltà che la vita ti mette di fronte e quindi bisogna poi trovare le risorse per superare anche questi momenti difficili e loro l'hanno fatto sicuramente. Quindi io faccio un bel in bocca al lupo per il loro futuro e naturalmente dico loro sempre, come ho sempre detto, ecco, non mollate mai ragazzi. Questi sono stati anche gli ultimi esami di Stato. Arriverà a settembre la pensione dopo 40 anni di carriera divisa tra insegnamento e dirigenza scolastica. Immagino sensazioni importanti in questo momento. Certo, è più di 40 anni, addirittura 42 anni tra 19 anni di dirigenza, tra preside incaricato, no, e dirigente e poi appunto tutto il resto come anni di servizio a scuola. Quindi per me i ragazzi sono sempre stati al centro della mia attenzione, naturalmente perché è chiaro, prima come docente, poi come dirigente, ecco, il mio lavoro e l'amore che ho sempre avuto per il mio lavoro è diretto insomma ecco, a loro, cioè a cercare di davvero dare qualcosa a questi ragazzi che poi rappresentano il nostro presente adesso, ma il nostro futuro di domani, ecco. E sono molto emozionata, sì, devo dire. Poi ancora non sono arrivata all'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno sarà il 31 agosto e sono convinta che, per come ormai mi conosco, ecco, sarà dura, diciamo, non far scendere qualche lacrima dai miei occhi, perché insomma, ecco, è stato un percorso molto bello, sia da docente, ho sempre avuto delle grandissime così, soddisfazioni, e anche da dirigente. Certamente, come dico, ci sono stati anche dei momenti di preoccupazione, dei momenti, no, anche tristi, ma poi sono magari piccole cose, ecco, un ringraziamento di un ragazzo, di un genitore, di un docente che riconosce magari il lavoro che stai facendo, ecco, e ti ridanno la forza per andare avanti. E soprattutto voglio ringraziare i docenti che mi hanno sempre, dico io, supportato ma anche sopportato, no? I miei collaboratori, quelli del team che hanno, diciamo, mi hanno proprio dato anche la forza di superare alcuni momenti di difficoltà, soprattutto in questo periodo, no, di emergenza pandemica. Poi voglio ringraziare anche tutto il personale ATA che naturalmente ha, diciamo, sempre ci si accorge, no, di loro magari quando a volte mancano, ma fanno un lavoro continuo anche loro, no? Sia per quanto riguarda gli uffici, sia per quanto riguarda i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici che sono stati tanto importanti. Ma anche ecco, tutte le persone che fanno parte del mondo del lavoro, gli enti, no, diciamo, gli enti con cui i nostri studenti anche spesso hanno occasione di collaborare, il comune, la provincia, le varie aziende, la Camera di Commercio, Confindustria. Noi abbiamo avuto in questi anni veramente tanti, ma tanti rapporti anche per permettere ai ragazzi, no, di esprimere e di portare avanti la parte, no, del percorso scolastico che oggi si chiama PCTO, che una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, e poi anche l'ufficio scolastico provinciale, che naturalmente nella persona della dottoressa Tinazzi, che da poco, no, anche lei appunto, ha lasciato questo percorso, e di tutti i funzionari con cui appunto, ho avuto modo di collaborare, perché insomma, anche senza di loro ecco, poi è molto difficile poter pensare di avere, no, il personale a scuola, eccetera. E naturalmente poi dietro c'è l'ufficio scolastico regionale che dirige, ecco, anche se d'Ancona, dirige appunto tutto il nostro percorso.